Sera iniziamo la presentazione della mostra collettiva dal titolo Linguaggi dell'arte. Come avete potuto notare, anche questa sera abbiamo in mostra quattro artisti internazionali. Due di loro provenienti dalla Germania sono qua con noi. Eh, sono l'artista Wolfgang Klug nella prima sala con quattro splendide opere. Mentre alle nostre spalle, di fronte a noi, le opere dell'artista Siegfried Lehmann. Un, un applauso di benvenuto, grazie. Nell'ultima sala sono esposte le opere dell'artista scultore Denis Bisch, e, e, no, oh, perdonatemi, Arno Gussens dall'Olanda, mentre di fronte a lui ci sono le opere pittoriche dell'artista Denis Bisch della Francia. E, Molti di voi ormai conoscono già il piano inferiore, ci sono opere nuove di artisti con cui abbiamo trattato nel passato. A questo punto, passo il microfono al nostro critico d'arte Virginia Bazzechi, Ganuccio Cancelliere, la quale vi eh, darà un'infarinatura della mostra e delle opere degli artisti esposti. Vi auguro buon proseguimento e grazie. Grazie Angela. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova mostra di arte contemporanea. Come vi ha già anticipato Angela, il titolo della mostra è Linguaggi dell'arte. In effetti il panorama attuale contemporaneo non possiamo negare che sia estremamente variegato, ricco di espressioni e linguaggi differenti. Questo multilinguismo culturale eh, però è in realtà il frutto comunque strettamente connesso a un fatto. O per meglio dire a un'opera d'arte del passato. Infatti, come spesso accade, eh, delle volte è necessario eh, tornare un attimo indietro, dare uno sguardo al passato per meglio interpretare ciò che ci accade nel presente. E eh, in questo caso bisogna fare un salto di circa 100 anni perché esattamente un secolo fa, ovvero il 10 aprile 1917 Marcel Duchamp realizzava il famoso, la sua famosa opera d'arte, l'orinatoio. Si tratta del primo ready made della storia, un'opera d'arte rivoluzionaria, un'opera d'arte esattamente di rottura e eh, un'opera che per molti artisti e soprattutto per molti critici diventa l'atto ufficiale della nascita dell'arte contemporanea. Un'arte che da questo momento in un certo senso rinuncia e anzi rifiuta eh, quella originaria funzione estetica dell'arte eh, col fine in un certo senso anche un po' di eh, provocare il pubblico, un'arte che concepisce le proprie creazioni e quindi le proprie opere d'arte questa volta come dei veri e propri proiettili contro l'osservatore. Chiamato dunque sul banco degli imputati da critici e storici dell'arte, eh, Duchamp ad oggi viene ritenuto un po' il responsabile di numerose creazioni artistiche, eh, da ad esempio i teschi ricoperti di diamanti preziosi di Damien Hirst, eh, che tra l'altro sono opere state vendute all'asta a cifre veramente da capogiro. Alle installazioni famosissime eh, con papi travolti da meteoriti di Maurizio Cattelan, oppure pensate anche ai giganteschi cani in acciaio colorato di Jeff Koons. Eh, dunque, colpevole o Salvatore, padre o no dell'arte contemporanea. Indubbiamente Marcel Duchamp costituisce un po' quella figura emblematica che nel mondo dell'arte ha portato a una rottura, cioè ha smosso proprio nelle fondamenta e, e in questo modo ha scardinato quei secolari precetti e convinzioni, aprendo la strada a nuove espressioni e nuovi linguaggi. Dunque gli artisti di stasera, che partecipano all'esposizione Linguaggi dell'arte, si aprono, seguendo un po' questo leitmotiv, eh, si aprono a questo nuovo sincretismo culturale. E eh, attraverso la eh, propria creatività sperimentano tecniche e linguaggi differenti, come ad esempio Wolfgang Klug, che espone nella prima sala, eh, dove potete osservare dipinti nei quali il, il pittore tedesco in arte Wack, questo è lo pseudonimo artistico e soprannome eh, di Wolfgang Klug, eh, come potete vedere, si libera eh, totalmente di forme e figure per approdare ad un linguaggio che si serve soprattutto di queste ampie gamme cromatiche che sembrano come quasi galleggiare l'una dentro l'altra. E questo porta ad un'arte, eh, se osservate bene, che eh, produce un forte eh, simbolo di una forte sensibilità esistenziale che anche caratteristica proprio il riflesso dell'artista. Questi dipinti sono tutti realizzati eh, servendosi della spatola, ma anche e soprattutto di particolari spazzole. Ecco dunque che l'artista, utilizzando questi strumenti, eh, in, letteralmente... Investe la superficie pittorica di queste ondate cromatiche di toni di colore estremamente accesi e luminosi. Questa particolare tecnica produce due effetti. Il primo effetto è quello di creare una pittura vibrante e eh, intensamente viva, c'è cioè questa proprio sensazione di vibrazione che pervade e corre lungo tutte le tele. E poi a mio parere c'è questo straordinario effetto quasi ambientale del colore, che, come dicevo prima, appunto è ottenuto con queste ondate cromatiche che investono sì la superficie pittorica, ma in realtà eh, dilagano e straripano oltre la tela ed invadono in questo modo lo sguardo, eh, lo spazio dell'osservatore, il cui sguardo viene quasi inaspettatamente come intrappolato in questa imponenza sentimentale del colore, perché eh, l'imponenza sentimentale del colore è un po' eh, la caratteristica, l'elemento chiave dell'arte, eh, a mio parere, di eh, Wach. Se dunque la pittura astratta, campiture eh, cromatiche eh, di Wolfgang Klug, si ricollega a, a quel movimento artistico dell'abstract, Color Field Painting, eh, il cui massimo esponente è stato Mark Rochko. In effetti con eh, quest'artista c'è un punto di condivisione e è la concezione del colore. La concezione del colore è questo sentimento di imponenza sentimentale del colore di cui parlavo prima. Ma da qui poi le strade si dividono nettamente. Rocco, come sappiamo, soprattutto nelle tele di ampio formato, ehm, utilizza il colore per ricercare una, un senso di assoluta spiritualità, quindi c'è proprio un ardore mistico, c'è cioè questa tensione no, verso l'alto. Eh, nelle opere di Wolfgang Klug, invece, l'acromia viene utilizzata come strumento per dar vita a delle narrazioni visive nelle quali si riflettono e si riversano quelli che sono i problemi e i conflitti sociali del tempo e addirittura anche in dei casi drammi proprio della storia umana. Quindi capite bene che questa è una differenza sostanziale perché in Rocco c'è proprio questa spinta alla contemplazione e all'elevazione verso l'alto. Invece le opere eh, di Wack rimangono sempre intrise della materia umana. Nella sala invece di mezzo abbiamo un altro protagonista eh, della mostra linguaggi dell'arte, ovvero Siegfried Lehmann. Siegfried Lehmann è un artista tedesco, eh, quindi abbiamo un altro artista tedesco stasera, eh, che come potete osservare ehm, si serve all'autore di questi particolarissimi dipinti, dove spunti tratti dalla realtà quotidiana vengono sempre trasferiti in ambientazioni fantastiche. In effetti eh, si tratta di una personalità estremamente eclettica, ehm, dove ehm, l'intento è quello proprio di creare delle composizioni bizzarre e complesse, eh, nelle quali si riversano quelle che sono le dinamiche sociali del tempo. Quindi notate bene, due artisti che hanno come obiettivo la trascrizione eh, o comunque la riflessione di quelli che sono le, i conflitti, le dinamiche sociali. Quindi il motivo della ricerca è uguale, le soluzioni però completamente diverse, perché Wolfgang Klug si serve del colore e dell'acromia come mezzo proprio di trasmissione di emozione, eh, si gioca molto ecco, sul, uh, sull'emozione mentre Siegfried Lehmann ehm, traduce tutto questo attraverso un immaginario favoloso, perturbante, sempre comunque sorretto da una grande ironia e vitalità. Inoltre tutto ciò eh, è accentuato dalla particolare sintesi narrativa alla quale l'artista perviene. Se osservate bene le sue opere noterete come forte, soprattutto anche in questo quadro, è ehm, la tendenza a servirsi dell'universo, ad attingere proprio dall'universo della grafica, per poi, ehm, in qualche modo, dialogare costantemente con queste trascrizioni geometrico-poetiche delle suggestioni dell'inconscio. Ecco, è proprio grazie a questo particolare connubio che l'artista comunque riesce sempre, <ride> grazie, a raggiungere un, veramente un bilanciamento tra figurazione e astrazione, perché comunque eh, l'aggancio alla realtà rimane sempre molto, eh, molto evidente. Questo dal punto di vista tematico, stilistico e formale. Dal punto invece di vista tematico e concettuale, Lehman eh, porta avanti una riflessione estremamente interessante e attuale. L'epoca di oggi eh, tende sempre di più a trasformare l'uomo in una sorta di controfigura, sempre più frequentemente infatti... Le attività e soprattutto i rapporti sociali vengono ormai gestiti da ehm, tecnologie digitali e soprattutto dai social network. Lehman invece indaga l'uomo, la sua condizione e ripone proprio l'uomo, la riconduce e lo ricolloca nella sua centralità. Quindi come non ricordare le parole di un altro artista famoso contemporaneo che è Kate Herring, artista statunitense, Parole forse un po' forti ma significative, eh, il quale ha sostenuto che ehm, l'artista contemporaneo ha una vera e propria responsabilità verso l'umanità e questa responsabilità consiste nella, nel continuare la celebrazione dell'uomo ma soprattutto però di ehm, bloccare in qualche modo questa tendenza alla disumanizzazione provocata dalla nostra tecnologia e dalla nostra cultura. Nella terza sala eh, abbiamo invece i dipinti dell'artista Denis Bisch e le sculture eh, dell'altro artista Arno Gossens. Denis Bisch eh, nella vita di tutti i giorni è un medico, è un allergologo per la precisione francese, ma come potete vedere è anche un artista estremamente effervescente, eclettico. È un artista che ehm, ha deciso di eh, tingere la propria pittura, è una pittura imbevuta quasi dall'elisir di un espressionismo di matrice nord-europea. Detto questo, però, l'artista poi si sgancia volontariamente da codici linguistici e da etichette, e rifiutando qualsiasi regola, si serve essenzialmente di due elementi nella sua opera: uno è la forza del segno. Secondo è la potenza del colore. Combinando questi elementi, come potete vedere, dà vita a uh, delle opere uh, nelle quali uh, viene espressa sempre questo totale senso di libertà. Sono dipinti dove l'artista si sofferma soprattutto sulla figura umana, volti che in qualche modo vengono alle volte deformati o tendono quasi a svanire eh, sotto i colpi di un segno nervoso, come dicevo prima, il segno no, che ricorre, e poi anche questa tessitura caotica di pennellate. Stese con queste gestualità ampie, se dopo vi avvicinate ai dipinti noterete come proprio sono pennellate, ehm, non solo grandi ma anche stese proprio con un gesto lungo, no? e ehm, l'utilizzo poi di colori fortissimi, perché questa è un'altra caratteristica, cioè una scelta di una tavolozza cromatica dalle eh, tonalità proprio accentuate, eh, capace anche di creare forti contrasti. Abbiamo detto prima che eh, Lemon Siegfried in queste opere riesce a ottenere un perfetto bilanciamento tra figurazione e astrazione grazie a questa particolare sintesi narrativa. Dennis Bisch invece, a differenza uh, dell'artista tedesco, decide invece volontariamente di perpe perpetrare nell'ambiguità, ovvero continua a oscillare sempre astrazione, tra l'astrazione di queste pennellate e la uh, figurazione di questi volti uh, definiti, ben definiti. Ecco dunque perché questo. Questa ambiguità perché in realtà è il riflesso della condizione esistenziale umana. Quindi da una parte c'è la solitudine individuale dell'uomo e dall'altra però attraverso il colore c'è proprio questa esplosione e frenesia che è anche metafora della vita di tutti i giorni. Infine l'ultimo protagonista di stasera è Arno Gossens. Artista olandese, eh, che è l'autore, come potete osservare, di sculture dall'impronta fortemente realistica. In effetti, il soggetto è facilmente riconoscibile. Eh, Arno Gossens ar ehm, attinge sempre dal mondo animale. Uh, in effetti, il mondo animale è, mh, costituisce la fonte principale della creatività eh, di questo artista e eh, mh, tematica anche ricorrente in tutta la sua propria produzione artistica. Una tematica che però viene affrontata da due punti di vista differenti: da una parte, c'è la sensibilità dell'occhio dell'artista. Dall'altra però eh, tutto viene sempre filtrato dalla conoscenza e dall'esperienza del biologo, perché Arno Gossens oltre che artista è anche biologo. Cosa succede? Eh, da questo eh, diciamo, contrasto e incontro no, tra due approcci, due visioni differenti, scaturiscono opere come queste che, eh, nelle quali... Nell'atto creativo, nell creativo non si blocca solo la forma esteriore, ma si cerca in qualche modo anche di indagare quelli che sono gli atteggiamenti e comportamenti più tipici degli animali. Vi faccio un esempio. Prendiamo in considerazione eh, il, ad esempio questi avvoltoi, questo gruppo di avvoltoi che sono tutti collocati eh, a gruppo sul ramo. Bene, ehm, ricordano molto quegli avvoltoi che dall'alto scrutano le proprie prede, sono pronti nel momento della morte delle prede ad attaccare la carcassa dell'animale per nutrirsi. Eh, al di là della capacità dell'artista di cogliere un momento particolare eh, che caratterizza eh, questa specie no, di, um, di animali. Eh, tutto diventa anche sottile, un po' metafora e traslazione di, ehm, di quello che sono i grandi sentimenti ed emozioni umani. In questo caso è un po' un riflesso e metafora dell'avidità umana. Quindi eh, per Arno Gossens si tratta sicuramente di una scultura che allontana da qualsiasi riflessione semplicemente razionale e fredda, ma è una scultura che in qualche modo evidenzia tutta l'ironia e anche eh, il carattere fantasioso e il genio proprio creativo di quest'artista. Quindi stasera abbiamo visto quattro artisti, eh, quattro artisti che partecipano alla mostra Linguaggi dell'Arte e che come eh, abbiamo detto eh, si sganciano sia da nostalgiche elegie del passato, di un passato ormai sorpassato, sia anche dalla rigidità di un metodo ormai troppo ufficiale che già come metteva in guardia Baudelaire eh, può portare a lungo a una perpetua abbiura. E sono quindi artisti che invece accolgono, fanno tesoro proprio della diversità e come dicevo prima accolgono questo sincretismo culturale facendo della sperimentazione, quindi un po' anche dell'apertura a nuove tecniche e a linguaggi differenti, il vero e proprio punto di forza delle loro opere d'arte. Io vi ringrazio per l'ascolto e vorrei fare un ringraziamento speciale all'art director Angela Fago e all'architetto Riccardo Piagentini che mettono sempre un grande impegno nella realizzazione di ogni mostra e nella creazione di ogni evento che poi potete osservare e gustare all'inaugurazione. Grazie.